Cana di Galilea è la capitale degli sposi. Proprio chi è andato in Terra Santa, proprio lì, a Cana di Galilea, tutte le coppie rinnovano le loro promesse. Possiamo dire quasi da rifare il matrimonio, proprio lì, in quel luogo. Quello di oggi è il Vangelo, danno tanti nomi a questo Vangelo, Vangelo del vino buono, Vangelo della festa, della gioia, Vangelo dei miracoli, della felicità. Il primo pensiero che voglio rivolgere in questo momento è questo. È il Vangelo che sappiamo viene normalmente preso per la celebrazione del matrimonio. Non dico tutti sposi, ma la maggioranza scelgono proprio le nozze di Cana. Ma questo Vangelo voglio che accogliamo tutti noi, ci servirà per vivere meglio il nostro cristianesimo. Perché cosa impariamo dal Vangelo di oggi? Che il nostro Signore partecipa alla gioia di ciascuno di noi. Il nostro Gesù condivide la nostra gioia, perché il nostro Dio non è Dio dei morti, ma Dio della festa. E ogni Eucaristia va vissuta in questo clima della festa, da qui anche l'abito particolare. Il volto del nostro Dio è il volto gioioso. Il cristianesimo spesso ha ridotto tuttora anche il Dio legato alla sofferenza. Spesso i cristiani hanno dato il nome di Dio a cose che li costringono a soffrire. È vero che nel dolore Dio ci accompagna, ma non porta dolore. Dio benedice la nostra vita, soprattutto nei momenti della sofferenza, perché come Dio della misericordia vuole tirare fuori della nostra vita la sofferenza. Vuole, come Veronica, asciugare le nostre lacrime, perché Gesù, e conoscete questa frase di Gesù, io desidero che la mia gioia sia in voi. E il Vangelo di Cana di Galilea è un forte invito a gustare momenti di vera gioia, a gustare un'amicizia, a gustare con gioia la nascita del nostro figlio, a gustare tutte piccole gioie e piaceri che noi riceviamo nella nostra vita. Di questo parla anche, ha scritto la seconda enciclica Papa Emerito Benedetto XVI. Noi non vogliamo trascurare i piaceri della vita quotidiana, assolutamente no. E quindi anche l'unione, perché anche di questo si parla, anche la sessualità tanto pubblicizzata ogni giorno nei mezzi di comunicazione va vissuta
con la presenza di Dio. Questo vuol dire che molte deviazioni nel campo dell'amore potrebbero essere evitati prima. Non ci sarebbe l'aborto, secondo. Figli sarebbero amati, terzo. Accolti. Non sarebbero violentati i bambini. E l'amore non sarebbe vissuto nell'egoismo, nel piacere carnale, ma sarebbe vissuto in stretta unione e presenza del nostro Signore. Dio gode della nostra gioia. Di più, dopo la celebrazione del Natale, siamo ancora più maturi e consapevoli che Dio apprezza la nostra gioia e si coinvolge nella nostra gioia. Come una vera madre e padre gioiscono per il proprio figlio. Anche Santa Faustina Kowalska, venerata in questo santuario della Divina Misericordia, dedica spazi a questa realtà della gioia e della felicità di Dio, che è felicità in se stessa, non gli manca nulla, eppure quel Dio cerca compagnia umana, ha bisogno di te, di me. Le nozze di Cana sono proprio la celebrazione del dono della vita. Però, come ogni vita e come ogni nostra giornata, può incontrare anche un dolore, un dispiacere, una sofferenza. Infatti, in quelle nozze, all'improvviso, proprio è Maria, e chi si può accorgere delle mancanze, delle disgrazie, se non una madre che ha un cuore straordinariamente grande per tutti. Madre che tutto capisce, che tutto sopporta. Dovremmo proprio cantare questo oggi. C'è questo bellissimo canto. Madre che veramente sa tutto. Non c'è bisogno di dire alla madre quello che c'è nel tuo cuore, perché lei lo sa. E la madre si accorge che manca il vino, simbolo della felicità. Che cosa vuol dire questo per noi? Che nella nostra vita all'improvviso, in una vita di coppia, in una vita anche di un sacerdote, può all'improvviso venire qualcosa di meno, viene fuori la mia miseria, viene fuori la mia povertà spirituale. Ma questa miseria, questo peccato, possiamo dire, che all'improvviso appare o si manifesta in modo forte, quasi da essere visibile da tutti, non è ostacolo per Dio, diventa ostacolo per il mondo, che condanna, che ti lancia le pietre, ma non può essere ostacolo per Dio, perché Dio è misericordia. Noi quando abbiamo dei problemi nella famiglia, perché marito si ubriaca, perché marito ha ingannato la sposa dopo il matrimonio e la sposa non era informata di questo o consapevole, tutta la famiglia condanna quel ragazzo, quello sposo, e distrugge. Dio non fa così. Dio non fa così.
La miseria, la debolezza, il peccato non è ostacolo per Dio, ma è per Dio un'opportunità di venire in soccorso, in aiuto. In quel matrimonio, è difficilmente mai successo che manca il vino, altri potrebbero condannare il responsabile della festa. Ma come, non hai provveduto? Ma che sei avaro? E come ci tratti? Dai poi un vino scadente? Dio no. Dio farà di tutto per riportare la gioia originaria, quella che era prima. Non può scomparire, non può venire meno l'entusiasmo tra l'uomo e la donna dopo 50 anni di matrimonio. Devono rimanere e curare questo primo giorno del matrimonio fino alla loro morte, per poi proseguire in paradiso tutti e due a continuare a festeggiare. Quando ti senti gravato dalla colpa, quando sei in carcere, sei condannato dagli altri, il Signore viene per te, perché Lui è Gesù misericordioso, perché Lui è vino buono. Lui viene per te perché è misericordia incarnata, misericordia in cammino, misericordia che ti guarda, che ti abbraccia, che ha tempo per te, che ti perdona e che ti accoglie. Questo è il programma del pontificato di Bergoglio, questo è il programma della Chiesa, del cristianesimo, questa è la logica della divina misericordia. Ti amo, ti voglio bene, voglio che tu sia felice fino alla fine della vita. Questo vino che viene a mancare ci perseguita, direi tutti i giorni, quando viene meno anche la nostra fede, quando entriamo nel dubbio, quando arrivano tanti rischi nella nostra vita, e viene a mancare quel vino che dà qualità alla vita, viene a mancare quel vino della gioia, dell'amicizia, dell'energia e vitalità, del calore, che sono importanti ad ogni momento della nostra giornata, della nostra esistenza. Perciò cosa dobbiamo fare? Come uscire da queste varie situazioni? Carissimi fratelli, riempiamo il nostro cuore di fiducia, allora vedrete miracoli. Le parole incise su immagine di Gesù misericordioso, Gesù confido in te, ci spingono a questo gesto umile, semplice, eroico. Riempiamo la vita di fiducia e fede in Lui. Fidiamoci di Gesù. Proprio ancora una volta la madre a nozze di Cana proprio ha detto: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Quindi non solo ascoltate la parola di Gesù, non solo annunciate il Vangelo di salvezza e di misericordia, ma rendete questo Vangelo gesto e corpo, gesto e corpo. Riempiamo le giare anche di tutto ciò che vorremmo veder cambiato nella nostra vita. Mettiamoci dentro cose pesanti, dolorosi, delusioni, umiliazioni, incomprensioni, le sconfitte.
Mettiamoci dentro perché Gesù l'ha detto: venite a me quanto siete stanchi e tristi. Gesù è Dio della gioia e vuole trapiantare questa gioia nel cuore di ciascuno di noi. Non svuotiamo il cristianesimo della gioia, non rendiamo la nostra fede triste. Gesù, confido in te. Da questo atto di totale abbandono alla sua parola, alla sua misericordia, che la sua parola lo è, riceveremo un rinnovamento, guarigione interiore, la serenità, la pace profonda. Andiamo da Lui. Da chi vuoi andare? Da chi? Solo Gesù farà qualcosa di bello per te. A che ora? A quale giorno? Lui lo sa. Lui aveva coraggio come figlio dire alla sua madre: non è ancora giunta la mia ora. Però è intervenuto. Questo ci dice che andate dalla Madonna, da Maria, invocatela, pregatela, perché lei è la nostra madre, madre della fiducia, madre della misericordia, madre miracolosa. Allora si spegnerà la tristezza e nascerà la gioia. Noi siamo amati, teneramente amati, perciò leggiamo questo Vangelo, perché se noi ignoriamo la sua parola, se noi non conosciamo bene la parola di Dio, come possiamo viverla radicalmente ogni giorno con gioia? Ecco, allora, questo ci auguriamo oggi per noi, per tutti voi. Andiamo da Gesù. Gesù ci darà, trasformando il contenuto delle nostre giare, della nostra vita, che non spesso conservano il vino buono. La mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.